paio di cose che sono importanti e che volevo un po' dirvi, che sono legate al fatto che questo incontro io lo considero un incontro preliminare di preparazione di un lavoro che voglio rilanciare. Perché voglio rilanciarlo? Perché qui, per esempio, tra di noi c'è Massimo Giuliani che si ricorda quello che facemmo, no? Quell'impresa storica, no? Che fu fatta negli anni, fine anni 90, inizi anni 2000, che era il forum sulle matrici culturali della diagnosi che avevamo aperto all'Università di Bergamo e che aveva dato anche sviluppo a una serie di ricerche, tra cui una molto interessante dal titolo Cibo, Corpo, Cultura, che è un numero intero di connessioni in cui, va bene, oltre ad altri contributi, c'è soprattutto una ricerca che noi facemmo a quell'epoca all'interno del forum sulle matrici culturali della diagnosi sui disturbi alimentari, Cibo, Corpo, Cultura. Diciamo che questo tipo di ricerca ebbe due grosse parti. Una parte fu pubblicata in un libro che è un libro che ho scritto io con alcuni contributi, che si intitola Anoressia e Isteria, una prospettiva clinico-culturale. È un libro che uscì nel 2005 da Raffaello Cortina. In questo libro ci sono alcune riflessioni che derivano dalla mia esperienza come psicoterapeuta nei contesti in cui ho seguito casi di terapia familiare o di terapia individuale con persone che avevano dei disturbi, che lamentavano che avevano dei disturbi alimentari. E quindi delle riflessioni sulla base di una serie di esperienze che abbiamo seguito negli anni, siamo negli anni 2000, quindi si parla di una dozzina d'anni di mie esperienze allora, adesso sono passati 15 anni da allora, diciamo, erano più o meno 10-12 anni che io lavoravo e diciamo, nelle mie esperienze, proprio la primissima esperienza di psicoterapeuta familiare, è un'esperienza in cui io mi trovai con una famiglia che aveva addirittura due figlie su tre che soffrivano di disturbi alimentari. Quindi si parla del 1988 all'incirca. Nel 1988 questa famiglia, io entrai in questa seduta, per la prima volta che entrai, io già vedevo terapie dietro lo specchio, già informazioni, eccetera, poi a un certo punto, come succede, arriva un punto in cui tu devi entrare. Nella terapia familiare sistemica non è che uno fa la psicoterapia da solo, in generale, soprattutto all'inizio, poi dopo il tempo sviluppa poi i suoi modelli, i suoi stili e via dicendo. Ma diciamo all'inizio il lavoro è sempre un lavoro collegiato, collettivo, quindi c'è una certa protezione da parte del gruppo, no? E anche un certo modo di far girare le idee, che è molto legato alla singolarità della situazione, del caso, cioè non ci sono grosse, come dire, posizioni teoriche che limitano e vincolano il terapeuta. Ci sono magari delle cose che tendiamo a non fare, per esempio nella nostra esperienza cinquantennale di questa scuola abbiamo imparato che magari interventi di tipo strategico, se non in casi molto eccezionali, è meglio non farli, quindi abbiamo sviluppato, tra l'altro c'è un video che abbiamo fatto io e Massimo Giuliani qualche anno fa, come inventarsi terapie non strategiche, insomma, no? Perché noi nasciamo anche con paradosso contro paradosso, con degli interventi psicostrategici. Questa scuola è una scuola che fu fondata da quattro psicoanalisti, tra cui, diciamo, psicanalista anziana era Marasia Bini Palazzoli, che abbandonando la psicoterapia, diciamo la psicoanalisi, fecero una specie di rottura, e questa rottura, stiamo parlando dagli inizi degli anni 70, questa rottura era l'epoca in cui c'erano delle grandi rotture, questa rottura con la psicoanalisi
portò questo gruppo di terapeuti a fare la terapia familiare e quindi a rivolgersi per esempio a Paul Watzlawick, che ha la terapia strategica di Palo Alto di allora. La qualcosa però fu precocemente abbandonata da Gianfranco Cecchini e da Luigi Boscolo, i quali invece non stavano dentro, anche per la loro formazione, soprattutto la formazione di Luigi Boscolo, che era una formazione psicoanalitica forte con Nathan Ackerman e con Silvano Arietti a New York. Insomma, la camicia della queste, come dire, queste prigioni, insomma, queste ristrettezze della teoria strategica che faceva uno scintille con paradossi contro paradossi, con interventi che dovevano sconvolgere, eccetera, eccetera, non la vivevano, insomma, non la vivevano, e quindi nascono nuove forme, nuovi modelli di terapia. Noi arriviamo dopo tutta questa storia, quando apriamo il forum sulle matrici culturali della diagnosi appunto all'Università di Bergamo, arriviamo con un'esperienza che è anche un'esperienza successiva, un'esperienza in cui abbiamo conosciuto e letto vari autori, sia nel campo sistemico che nel campo psicodinamico, psicoanalitico, che hanno, come dire, cominciato a lavorare usando quelle che vengono chiamate appunto terapie transculturali, etnopsicoterapie o cose di questo tipo. E quindi cominciamo a leggere e a conoscere gente che sia nell'ambito sistemico che nell'ambito psicodinamico aveva lavorato in questi campi qui. Mi viene in mente per esempio Toby Nathan, le prime opere di Toby Nathan, il primo libro che lessi di Toby Nathan era Elementi di etnopsicoanalisi, in cui leggendo quel libro io dicevo: ma che cosa c'è di psicoanalitico qui? Questo è l'approccio sistemico usato nel modello appunto culturale. In che senso approccio sistemico? Nel senso che lui faceva sempre terapie convocando terapeuti di diverse formazioni, diverse culture. No, c'erano anche probabilmente anche dei grant, no? dei finanziamenti che il governo francese dava a quell'epoca, però lui riuniva diversi terapeuti e presentava casi clinici un po' come li presentavamo noi, cioè fondamentalmente facendo un'analisi del caso e poi raccontando come durante la terapia alcune questioni potevano venire affrontate e si risolvevano, e lì imparammo tante cose che riguardano culture differenti e via dicendo. Però poi la cosa che a noi venne in mente fu un suggerimento che veniva da un altro psicoterapeuta sistemico che lavorava nel campo delle etnie o nel campo transculturale, insomma, che era Marcelo Pachmann. Marcelo Pachmann, che era un terapeuta sistemico familiare, è stato anche vicepresidente dell'American Family Therapy Academy, è un signore, lui faceva un psichiatra, adesso all'inizio insomma si è formato come psichiatra, e lavorava in contesti psichiatrici territoriali e faceva terapia familiare con famiglie migranti, no? Voi sapete, lui viveva nel Massachusetts, in Massachusetts per esempio c'è una quantità enorme di emigrati di famiglie portoricane che vivono anche un po' separate rispetto ai puritani anglo sono gli intellettuali, no? Che sono tutti gentili, eccetera, eccetera, però ci sono queste famiglie portoricane che arrivano, no, che sono famiglie, come dire, molto più fiorite, molto più simpatiche per certi aspetti, eccetera, che però in un modo puritano hanno una serie di difetti, che sono quello di bere molto o quello di avere delle famiglie un po' come si consa, insomma, non proprio delle famiglie perfette, tra virgolette. E quindi Marcelo Bachmann una volta
fece un lavoro che era quello di vedere alcuni centri, perché appunto lui aveva questo incarico di costituire negli Stati Uniti un centro di terapia per latinos, no? Un latino program, come si usa dire negli Stati Uniti, e nel fare questo visita alcuni centri in cui si fanno questo tipo di attività e si accorge che questo tipo di attività vengono fatte in questo modo. Nelle università americane ci si specializza su parlare con i cinesi, parlare con i portoricani, parlare con i messicani, parlare con gli ebrei, parlare con gli irlandesi, parlare con gli italiani, parlare con gli africani, no? Eccetera, no? E lui dice, vedendo tutti questi corsi specialistici, e dice, ma un corso per parlare con gli anglo-americani c'è? E uno di questi direttori gli dice, no, non c'è, qui stiamo facendo terapia culturale. E lui dice, e quindi cosa vuol dire questo? Come mai gli anglo-americani? Noi non siamo una cultura. Poi si rese conto di aver detto una cosa, noi non siamo... E quindi cominciò a cercare di giustificarsi, di dire no, però vedi, questa è la cultura dominante. Insomma, cercò di trovare il modo di far intendere in qualche modo che c'è un cosa, come dire, che ci sono, e questo è un po' il discorso anche del DSM-5, pagine culturali, o del DSM-4, pagine culturali, che ci sono tante culture differenti, ma che c'è poi una base, no? Che quella base lì è universale, e quella base lì è il discorso più o meno psichiatrico, da cui poi si aggiunge un'appendice, e questa appendice appunto vengono elencati un po' le malattie esotiche come la moco, il vitigo, altre il maleojo e via dicendo, come queste fossero, come dire, come si potrebbe dire, come se tutte queste fossero, come dire, malattie un po' esotiche, eccetera. Per cui, diciamo, gli occidentali hanno la depressione, hanno la schizofrenia, hanno i disturbi dell'umore, hanno i disturbi del pensiero, hanno disturbi ossessivo compulsivi, mentre invece poi ci sono altri mondi dove ci sono delle sintomatologie strane, spurie, e che prendono il nome di categorie, che sono categorie di solito che non vengono dalla psichiatria, ma vengono da un linguaggio più popolare, no? E allora ecco che c'è, non so, appunto la moco, che è una sorta di furore che viene a una persona in alcune zone, delle Filippine, se non ricordo male, che viene una persona che comincia prendendo un coltello a correre come un pazzo per la strada per cercare di colpire qualcuno. L'importante è cercare di scansarsi, perché lui corre diritto, quindi se ci si scansa, dopo un po', no, questa persona non ce la fa più, sfida, cade per terra, eccetera eccetera, e quindi dopodiché non succede più niente, non può ricapitare magari tra un po' di tempo. È interessante questo, perché agli esordi del discorso psichiatrico, quando c'erano i vecchi alienisti in Francia, per esempio, no, si parlava, e qui Michel Foucault diventa importante per noi, si parlava di che cosa? Di questi psichiatri, che non erano ancora psichiatri, erano medici, ma si facevano chiamare alienisti, i quali non facevano diagnosi su questo tipo di comportamenti. Dicevano che queste persone potevano essere persone normalissime, che uscivano fuori di sé in determinati momenti. E allora ecco che nasce un dibattito tra la nuova psichiatria e il vecchio alienismo. L'alienismo diceva, tutti noi potremmo in qualsiasi momento uscire fuori di noi, no? E succede, a chi non è successo di essere fuori di sé, persino Luigi Battisti, che ha inventato una canzone, questo non è proprio fuori di me, a chi non succede di uscire fuori di sé, no? E quindi, però la psichiatria non poteva reggere, cioè costituendoci come scienza doveva assumere un discorso di tipo classificatorio, perché noi usiamo il termine scienza soprattutto nell'ambito psi quando classifichiamo, quando costruiamo delle classi in base a un discorso classico aristotelico
riproposto da Porfirio, grande studioso di Aristotele, nell'Esegodio, che è genus proximum, differenze specifiche, quindi la necessità di catalogare le categorie delle cose. Ecco, allora noi ci troviamo di fronte a questa cosa: come fare per incluire le nostre categorie diagnostiche, cioè non soltanto va bene la moco, va bene il vitigo, che poi questo gigante di ghiaccio che uccide, che mangia i cadaveri, eccetera, eccetera, che poi è in realtà, che cos'è questo vitigo? Che capita negli indiani d'America del Nord quando ci sono le glaciazioni, e diventa nei loro racconti una persona che, la quale viene invasa, no? Da una sorta di spirito che insomma c'è in tutti, in tutte le culture, per esempio nell'ebraismo c'è nell'ebraismo c'è il dibuk, lì è il vitigo. Cos'è il vitigo? Il vitigo è una specie di spirito che si in qualche modo incarna in una persona, questa persona diventa sempre più scontrosa, sempre più tendenzialmente depressa, e via dicendo, poi nel racconto aumenta anche fisicamente, diventa una specie di gigante di ghiaccio e uccide i suoi familiari e si nutre del loro corpo. Che è la stessa cosa che successe a quella squadra di rugby, tu sei cilena, forse ce la ricorderai, no? Questa via di Es, c'è un bellissimo libro che appunto racconta questa storia che ho letto, che si intitola appunto Dopo il decimo giorno, e dopo il decimo giorno questi giocatori di rugby sono bloccati perché l'aereo è caduto in mezzo alle Ande, in mezzo a una cosa di ghiaccio, e quando al decimo giorno non più riserve incominciano a mangiare il corpo degli altri che sono morti. Ecco, è la stessa cosa, insomma, nelle grandi glaciazioni probabilmente del nord del Canada e del nord degli Stati Uniti, il vitigo era una strategia di sopravvivenza di qualcuno rispetto a qualche altro che moriva, insomma, no? E che però diventa poi una psicopatologia e via dicendo. Quindi da una parte queste esperienze che sono anche molto, come dire, mi viene da dire questa parola anche se forse non esiste, mitografate, cioè che in realtà diventano poi delle sorte di mitologie che stanno nell'appendice del DSM, come se fossero delle robe appunto così, no? Si racconta, e quindi. E dall'altra poi invece la struttura scientifica, che è quella classica. Il nostro intento, a partire da questo suggerimento di Bachmann, fu quello: no, noi apriamo le matrici culturali della diagnosi perché dobbiamo decostruire le forme culturali del nostro discorso diagnostico, cioè il nostro discorso diagnostico, come vedete, cambia. E quindi se cambia, non cambia soltanto perché quello antecedente era sbagliato e quello susseguente è giusto, non cambia soltanto perché nel DSM-1 c'era più o meno la stessa immagine schizofrenica che c'è nel DSM-5, da un po' la recuperano, mentre nel DSM-3 e 4 c'è un'immagine totalmente diversa, no? Non è, come dire, è che a seconda della storia e della cultura si creano delle produzioni discorsive, queste produzioni discorsive si accreditano, vengono accreditate. Oggi, per esempio, un modo per farsi accreditare condizioni discorsive su determinate questioni di tipo clinico è quello di fare delle misurazioni. Attraverso il sistema di misurazioni, cioè l'uso della statistica nella pratica clinica, ci si accredita. Quindi voi troverete tutta una serie di connessioni tra una patologia e l'altra, a partire dal fatto che sono state fatte ricerche di campione, su campionamenti. Guarda caso, gran parte delle ricerche sono fatte in Stati Uniti e in Inghilterra, o in paesi anglosassoni, e quindi dietro a questa cosa qui c'è anche, come dire, una lingua e un modo di concepire il mondo, perché le lingue sono anche veicoli, diceva Benjamin Wolf, no? Chopping, di segmentazione del mondo. Se io parlo una lingua segmento il mondo in un modo, se io parlo un'altra lingua segmento il mondo in un altro modo. E quindi, come dire, in qualche modo queste cose però vengono spacciate, vengono riconosciute da tutti come esperienze scientifiche.
E quindi mano a mano che cambia l'ISM, noi ci accorgiamo che i cambiamenti dell'ISM ci sono in realtà condizioni storico-culturali che determinano questo tipo di cambiamenti a seconda del tipo di società in cui viviamo e via dicendo. Ci siamo fin qui, è tutto chiaro? Ci avete qualche domanda da fare rispetto a quello che abbiamo detto finora? Ecco, noi fondammo il forum su questa idea, noi cominciamo. E infatti quando facciamo il forum, la prima ricerca che facciamo è proprio sugli studi alimentari, cioè come se avessimo spostato lo sguardo verso di noi. Mi avevano detto, ma gli studi alimentari? Allora c'erano già delle opere scientifiche interessanti sugli studi alimentari che avevano un taglio antropologico. Una di queste, quella dello psichiatra Jungeleff, che ha scritto, che scrisse un bellissimo libro che si intitolava Psichiatrie e Culture, uno psichiatra sistemico di Londra, il quale fece un'affermazione che stupì tutti quanti, noi europei e i nordamericani, e che era, l'anoressia è una malattia, è un disturbo raro. Nel pieno, come dire, della fiorire dell'anoressia in Europa, questo arriva e ti dice l'anoressia è un disturbo raro. Tu ci pensi e ti dice sì, perché in Asia e in Africa non esiste l'anoressia. Allora tu pensi, per fare la metafora, io ho dovuto pensare all'ulivo. Voi sapete che l'ulivo è una pianta rara. Non si direbbe se tu vai in Liguria, ma persino sul lago di Garda, se poi vai in Puglia, in qualsiasi posto. L'ulivo è forse la pianta più diffusa in Italia e in Spagna e anche nel Nord Africa, no? E in altri paesi, in Portogallo, in Grecia, eccetera, pieno di ulivi. E come puoi dire, no? Come può dire un italiano l'ulivo è una pianta rara? Adesso l'hanno portato anche in California, ma un tempo l'ulivo era soltanto nell'area del Mediterraneo, non esisteva l'ulivo da nessun'altra parte. Quindi noi avevamo l'impressione che l'ulivo non potesse essere una pianta rara. Di fatto, considerando il globo terracqueo, l'ulivo è una pianta rara, fatta in una piccola landa che è l'Europa. La stessa cosa, in qualche modo, lo stesso scalpore lo fece quando appunto Jungeleff disse che non sia una malattia rara. Capita soltanto nelle famiglie di un ceto sociale medio-alto, cioè nelle famiglie del middle upper class europea e nordamericana. Poi, piano piano, ricomincia a diffondersi nelle famiglie upper class, e non middle perché a volte non esiste il middle class, no? Dei paesi latinoamericani, dove la middle class spesso non esiste, non esisteva, adesso siamo noi il problema della middle class che sta spalendo, dove la forbice è ricchissimi e poverissimi, no? E quindi nelle classi ricche lì, allora che cos'è l'anoressia? Si comincia a riflettere su l'anoressia cos'è? È un disturbo che fa morire di fame giovani donne, all'epoca era quasi totalmente femminile, fa morire di fame, all'epoca si manifestava anche proprio con la morte in ospedale, anche adesso vedete una serie di cose sull'anoressia, stavo prendendo degli appunti dalla nostra rivista prima, perché tra qualche giorno, il 20 di questo mese, andrò alla Casa della Psicologia a fare un intervento sui disturbi alimentari, mi chiedono un abstract, vado a prendere il mio libro e il testo e dico no, ma questa roba qui è vecchia. Cioè è vero che adesso il disturbo alimentare non è più la cosa che c'era 15 anni fa o 10 anni fa, o anche su 10 anni fa, nel 2005, quando uscì l'analisi estrema. In 10 anni il disturbo alimentare si è modificato profondamente. E questo è interessante, no? Allora noi lavoriamo su questi aspetti qui, cioè su come, al di là dei tentativi di incastrare, no, in categorie diagnostiche un certo tipo di patologie, queste patologie in realtà si manifestano con sintomi sempre nuovi, no? Si manifestano con sintomi sempre nuovi e sempre differenti nel tempo, perché le costellazioni culturali e sociali si modificano.
Oggi, per esempio, i disturbi alimentari coinvolgono una quantità di maschi molto maggiore di prima. Oggi, per esempio, i disturbi alimentari sono diffusi, molto diffusi, per esempio in America Latina, dove tra l'altro nel frattempo è nata anche una classe media, non c'è più soltanto il ricchissimo e il poverissimo, vediamo un paese come il Cile piuttosto che il Brasile, c'è una classe media, siamo noi che non ce l'abbiamo più la classe media, ma in Cile e Brasile, che sono due nazioni che in questo momento per esempio hanno paesi che hanno un certo welfare, eccetera, la classe media si sta formando. E quindi ormai, per esempio in Cile, penso, no, in Brasile, io ho visto, in Messico, in altri paesi abbiamo gli studi alimentari che sono presenti, anche con strategie di intervento molto diverse dalla nostra, poi a seconda dei paesi. Ad esempio, è interessante perché in alcune zone del Brasile, con Porto Alegre, se una figlia inizia ad avere un'anoressia grave, c'è una terapia mandatoria, obbligatoria, cioè interviene il giudice attraverso una segnalazione all'assistente sociale e hai un intervento obbligatorio di psicoterapia. È interessante perché da noi invece succede con le molestie o la violenza intrafamiliare, non con i disturbi anoressici. Quindi vedete come ogni cultura poi si è riorganizzato, organizzato a partire da che cosa? Dal discorso psichiatrico dominante. Ma poi, come dice il buon Amleto, ci sono più cose in cielo, intero razio di quelle che sogna la tua filosofia. Cioè in realtà poi noi ci troviamo sempre a confrontarci con mondi altri, con mondi diversi. No? Ecco, così partì e andò avanti per un quanto tempo? Un anno, due anni, un paio d'anni. Il forum? Sì. Il forum qualche anno. 3-4 anni credo, sì. In particolare la ricerca sui disturbi alimentari forse un anno. Forse un anno. Nei due filoni differenti, insomma, ci fu il gruppo che lavorava sui follow-up di vecchie terapie, sì. E ci fu il gruppo che lavorava sulle conversazioni online, iscrivendosi a una newsletter. Nascevano allora le prime conversazioni online, non c'era ancora ProAne e ProMia, c'erano dei gruppi di auto mutuo aiuto invece. E quindi noi lavoravamo anche entrando, una nostra collega chiedendo il permesso, entrò e fu accolta dentro questa, e raccolse una serie di materiali e poi scrisse un bel articolo del Canaclerio, ex allievo del Centro Comunale di Terapia della Famiglia, che adesso lavora in psichiatria, perché si lavora, quando si esce di qui si trova lavoro, e si trova lavoro interessante perché la gente è brava. Cioè lei lavora adesso in psichiatria San Giovanni Bianco e fa un lavoro straordinario. E lei appunto a quell'epoca aveva fatto questo lavoro, all'epoca era una allieva del centro ed era, lavorava come in università. Poi invece l'altro pezzo che appunto vuoi raccontare tu questo pezzo? Sì, volentieri. Di follow up, i due filoni di questa ricerca in sostanza avevano in comune il desiderio, come diceva Pietro prima, di capovolgere lo sguardo, no? Di far parlare le anoressiche o le ex anoressiche a proposito della cura. E quindi una parte del gruppo fu coinvolto nell'osservare le conversazioni di questa mailing list di anoressiche, tra l'altro appunto Roberta e non mi ricordo se insieme a lei c'era un'altra collega, furono accolte con molto favore e con molta gratitudine. Quello che ci ha colpito è che tutte le persone contattate, sia per partecipare alle conversazioni online, sia per un follow up anche dopo parecchi anni di terapia, tutte le donne contattate furono davvero molto cordiali e molto grate, no? Nei confronti di questa proposta, perché quello che spiegammo era che stavolta eravamo noi, i terapeuti, interessati a sapere come ci vedevano loro. E quindi compresero subito che si trattava, come dire, di aiutarci, no? A capire un po' meglio, eventualmente a cambiare delle idee un po' superate, o comunque si trattava di partecipare a un sapere, no? Sui disordini alimentari in cui le persone coinvolte in prima persona non fossero più escluse,
no? Dalla costruzione di questo sapere. E quindi allo stesso modo contattammo alcune donne che erano state in terapia anni prima, ci furono dei professionisti che misero a disposizione il loro archivio, c'era Pietro Barbetta che mise a disposizione le proprie cartelle e due psichiatri che lavoravano all'ospedale di Bergamo, che misero a disposizione una casistica di un'esperienza che avevano condotto una quindicina d'anni prima attraverso un intervento controparadossale in ospedale. Dentro questo gruppo conducemmo delle interviste parallele ai terapeuti, e quindi due psichiatri dell'ospedale e Pietro Barbetta. Che non facevo questi interventi. No, lui, come dire, era protagonista di una terapia un po' meno efferata, insomma, nel suo studio. Il punto è che un intervento di questo genere, a un certo punto, a maggior ragione per noi che lo osservavamo alcuni anni dopo, insomma, dopo che anche il pensiero sulla terapia è evoluto, eccetera, questo modo di lavorare in qualche modo solleva, come potete capire, degli interrogativi di tipo etico. Per cui a un certo punto uno si domanda, è etico fare una terapia che magari ha un grande successo, salva molte persone, ma è profondamente manipolatoria? Oppure è più etico rinunciare a una percentuale di guarigioni, ma fare un lavoro più rispettoso delle persone? Poi certo, immagino che ci siano le buone ragioni sia da una parte che dall'altra, io simpatizzo più per la seconda, nel senso che poi l'idea che pratichiamo anche qui dentro, insomma, penso che sia quella per cui la terapia serve più per liberare le persone, no? Che per condizionarle a fare qualche cosa. Questo qualche cosa come dire, può avere delle conseguenze positive. Io per esempio non ho mai guarito, lo dico qui subito, non ho mai guarito nessuno. Penso che in psicoterapia guarire qualcuno è una cosa pericolosa. Quindi non ho mai guarito nessuno, come le persone che me lo fanno, ma non c'è la guarigione, la guarigione deriva da guerra, quindi. Questo è quello che cominciava a minacciare anche l'equilibrio dei terapeuti, nel senso che davvero si sentivano dei guaritori che facevano dei miracoli, insomma. E a un certo punto hanno deciso di smettere anche proprio per la propria salute. La cosa interessante è che alle interviste ai terapeuti sono seguite un certo numero di interviste alle ex ragazze anoressiche. Io in particolare incontro una donna che era stata in cura in quel protocollo con 27 prese in carico. La incontro 12 anni dopo nello studio di Pietro. C'era una differenza radicale di punteggiatura tra la storia dello psichiatra e la storia della paziente. Quello che lo psichiatra chiama la terapia, nella storia della paziente è un tempo totalmente irrilevante, tanto che lei lo chiama il ricovero. Quello che la donna chiama la terapia è un periodo di un anno e mezzo, due anni di incontri saltuari seguiti dopo, di cui nella storia dello psichiatra non c'è quasi traccia, salvo che a un certo punto si capisce che parla di un certo numero di visite di controllo nel tempo, no? E però, come dire, è una cosa su cui non mette assolutamente nessun accento. No, nel suo racconto non esiste, invece nel racconto della donna è centrale, così come nel racconto della donna non esiste nulla che rimandi al periodo del ricovero, dell'intervento paradossale, per lei è totalmente irrilevante, mentre gli psichiatri pensavano che proprio quello fosse il cuore della questione, no? che la terapia fosse stata quella roba lì. Allora, siamo un po' arrivati a questa conclusione, che in realtà per questa donna la cosa importante arriva dopo, che nel momento in cui il dottore gli dice non c'ho speranza di curarti, in quel momento è come se le proponesse un tipo di relazione che un'anoressica non ha mai, nel senso che l'anoressica spiegano tutte quante che cosa deve fare, quanto deve mangiare, eccetera. Quando il dottore le dice io non ti curerò, io rinuncio a curarti, è come se le dicesse da questo momento in poi cominciamo una relazione su una base completamente diversa, io non cerco di cambiarti, non parleremo di cibo, eccetera. E è da quel momento che questa donna racconta un'esperienza che le ha trasformato la vita. E sull'altro fronte, nell'intervista all'ex paziente di Pietro, che succede? Che questa donna racconta di una terapia
finita nel momento in cui è passato il sintomo. Ma dice, io ricordo il dottor Barbetta che mi ha praticamente mollata nel momento in cui io volevo cominciare la terapia, perché questo è quello che si faceva normalmente. La terapia dell'anoressia era una roba che si faceva finché l'anoressica non ricominciava a mangiare. Come si vede anche dai follow-up della Selvini, in realtà la maggior parte delle ragazze curate col sistema strategico qui a Milano, una volta ricominciato a mangiare, quindi chiusa la terapia, sono andate tutte quante a cercarsi un terapeuta individuale. Cioè, come dire, vedere lo sguardo delle pazienti sui terapeuti è stato molto istruttivo, perché quello che abbiamo capito è che per loro la terapia cominciava dove per noi finiva, in realtà. No? E questo poi ha avuto naturalmente delle conseguenze enormi sul modo di pensare la terapia. Per esempio, oggi ci capita molto più raramente di pensare che la terapia, appunto, è una roba che serve per far passare i sintomi, no? Anzi, molto spesso la terapia comincia quando la conversazione liberata dal sintomo e da tutta questa roba qui, come dire, si concentra sulle vite delle persone, no? Sulle cose veramente importanti. Uno fa una ricerca per falsificare le sue premesse, no? Popperianamente in psicologia questo succede molto raramente, no? Si usano questi metodi quantitativi per confermare, per verificare, ma per falsificare. Quindi si risponde a un'epistemologia ottocentesca in cui io me la canto e me la suono da sola, insomma, no? Prima invento una teoria, qualsiasi sia la teoria, poi vado, metto della gente dietro lo specchio con una griglia, questi segnano dei dati e io dico, ho verificato la mia teoria. Mentre noi cerchiamo di falsificare le nostre teorie, cioè di vedere se quello che era, quello che noi significavamo come terapeuti e come anche ricercatori nella nostra attività, fosse quello che significavano anche gli altri. Quindi il follow-up non è il follow-up di tipo quantitativo, no? Sono passati i sintomi dopo un anno, dopo due anni, dopo tre anni. Quello che mi interessava era vedere se in qualche modo c'è un incontro nella relazione terapeutica. E 15 anni fa, questo successo 15 anni fa, io per esempio per le psicoterapie individuali usavo un modello di tipo psicoanalisi breve, lo abbandonai e abbandonai l'idea che la terapia deve essere breve, abbandonai. E in generale quando abbandonai mi accorsi che anche altri colleghi qui e anche i nostri maestri, soprattutto Luigi Boscolo, condividevano perfettamente queste idee, insomma, che erano i tempi in cui Luigi Boscolo disse, guardate che adesso noi l'abbiamo fatta facile con paradosso e contro paradosso, però quelli di guardia seconda in psichiatria sanno perfettamente quello che succedeva dopo che noi inneggiavamo la guarigione del paziente schizofrenico, cioè andavano tutti in guardia seconda con dei ricoveri pesanti perché avevano poi delle situazioni più acute successive. Quindi il fenomeno della cosiddetta guarigione era un fenomeno momentaneo. In generale il fenomeno della guarigione, così come lo raccontano anche adesso certi signori di certe parti in cui fanno queste terapie strategiche in alcune zone d'Italia, non so, tipo Mezzo, ecco, se la cantano se la suonano da soli. Noi abbiamo imparato all'epoca che quello che noi iniziamo di fare e quello che facciamo non sono la stessa cosa, e quindi che è molto importante il punto di vista dell'altro, come dice un titolo di un bellissimo libro di uno psicanalista brasiliano che si chiama Joan Dirfer e Costa, o punto di vista d'altro, ma il punto di vista dell'altro per noi è fondamentale ed è importante, e quindi cerchiamo sempre di ottenere, come dire, un feedback, e quindi la nostra terapia, il nostro percorso terapeutico, come dire, il continuo monitoraggio del feedback dell'altro, cioè la continua risposta dell'altro diventa importante. Quindi le matrici culturali della diagnosi hanno questo aspetto, che in qualche modo noi come diagnosti, terapeuti o come volete chiamarli voi, psichiatri, psicologi, siamo portatori o siamo immersi in una cultura. Qualsiasi sia questa cultura è una cultura complessa come tutte le culture, dipende dalla nostra formazione, dipende dalla nostra biografia, dipende dal nostro modello culturale,
dipende persino dalle nostre opinioni politico-sociali, dipende dai nostri valori e via dicendo, no? Ci sono tutta una serie di variabili culturali, ma che noi siamo comunque uno spaccato culturale. Lo abbiamo fatto con i casi di anoressia e i disturbi alimentari, ma lo abbiamo fatto anche con i casi, per esempio, di migranti, no? E quindi abbiamo lavorato molto con i migranti. Stamattina qualcuno di voi che è qui presente ha visto, per esempio, una mia terapia di quanti anni sono passati? 15 anni fa, su un bambino marocchino portato dal padre, in una situazione in cui avevo convocato gli insegnanti, la direttrice didattica, la direttrice culturale, la famiglia, in cui la madre non viene, viene il padre, e questo bambino. E vengono fuori, per esempio, in questo incontro, io ero 15 anni, l'avevo rivista una o due volte, ma non mi ricordavo più niente, vengono fuori tre discorsi diagnostici specifici. Viene fuori il discorso che questo bambino a un certo punto ha una sintomatologia che potremmo dire di tipo epilettico, che però non è punteggiata, ma è costante per 13 giorni e poi andrà avanti fino a un mese, cioè i primi 13 giorni acuta e poi... Questo tipo di sintomatologia viene portata dai medici in ospedale, non sanno proprio che tipo, cioè non riescono. Il medico in ospedale di solito fa un discorso del tipo c'è un disturbo clinico quando sottoposto a determinati test, determinati esami, eccetera, eccetera, si rileva qualcosa. Loro, avendo sottoposto per 13 giorni questo bambino ospedalizzato, che non camminava più neanche, no? A diversi tipi di test, rispondono: noi non abbiamo nessuno strumento. Quindi a quel punto molti medici, diciamo quelli più materialisti, no? Quelli più biologici, dicono: bisognerebbe mandarli da Padre Pio, interessante, perché passano da questa cosa qui e quindi non concepiscono la clinica come lavoro di cura, come lavoro terapeutico, no? Come lavoro di consulenza, non lo concepiscono. O rispondono ai test, oppure l'alternativa è Padre Pio, perché ci crede benissimo. Naturalmente, se un bambino viene dal Marocco, Padre Pio non lo porti, prima di tutto perché Padre Pio è un guaritore cristiano, e invece un bambino marocchino è islamico, e quindi al massimo porti da un guaritore islamico. Dopo un po', allora, quindi la prima discorsività, diciamo, diagnostica, quella medica, che dice: non sappiamo che pesci pigliare, quindi per noi non c'è diagnosi. La seconda discorsività diagnostica la prende in mano il padre. Allora cominciamo a parlare col padre, diciamo: secondo lei come mai, come non mai? E il padre fa un suo racconto, dice: il bambino ha, e formula una diagnosi, il bambino ha il nervo, questa è la diagnosi, che la dice anche il francese, il nervo, l'aveva anche in Marocco, però è totalmente diverso. Il nervo in Italia è diventato un nervo molto più forte. Come mai noi abbiamo una casa qui che è piccola, non c'è il bagno, dobbiamo tutte le notti devo portare il bambino fuori, per, immaginate, estate, inverno e via dicendo. Insomma, quindi evidenzia, è una diagnosi, il nervo, che ha a che fare con lo spazio. C'è uno spazio, che è lo spazio Marocco-Italia, cioè quindi il movimento, la migrazione, sono due spazi diversi, il mondo è diverso. E c'è un secondo, che forse non è neanche lo spazio Marocco-Italia, ma forse lo spazio civiltà nomade, perché questi due genitori scopriamo poi che sono oralisti, non alfabeti, sarebbe un errore, non conoscono la scrittura. E perché poi invece vanno a Fes, che è una metropoli, una città del Marocco, come Milano, insomma, una città, e quindi forse è lì il primo passaggio, e poi il secondo dal Marocco all'Italia. E poi il secondo elemento, che è quello dello spazio fisico intorno. Lui dice: una casa di 43 metri quadri, in Marocco io avevo la sala che misurava 43 metri quadri. Poi c'è il terzo discorso diagnostico, non a caso convoco gli insegnanti, perché gli insegnanti sono gli invianti, sono quelli che in qualche modo hanno voluto venire per capire, e la loro ipotesi è che questo bambino è un
groviglio, usano questa parola, la parola groviglio. Questo bambino è un groviglio emotivo, non si riesce a venire a capo, non si riesce a creare un ordine dentro questo groviglio. E lì vedete la posizione dell'istituzione, l'istituzione deve creare un ordine. Tu entri nell'istituzione che sei disordinato e esci dall'istituzione che sei coordinato. Mi viene in mente per esempio le fotografie che avevamo raccolto quando avevamo fatto la ricerca su San Servolo con Enrico Valtellina, dei pazienti psichiatrici, erano 200 entravano, facevano la foto di entrate e quella di uscita. Erano le stesse persone, però di entrate erano tutti scapigliati, sporchi, dei giubbotti, eccetera, eccetera. Quelle di uscita gli davano i capelli, li lavavano, gli mettevano una giacca con un cravattino, quindi entrata uscita, no? Ecco, l'idea è quella, l'idea è che tu sei disordinato, io ti devo in qualche modo ordinare, cioè mettere in ordine. È proprio, se voi vedete le mani di questa direttrice didattica, prima parla di un groviglio, poi dice come fare, non riusciamo a prendere il filo sul quale fare ordine per questo bambino. Poi c'è la mediatrice culturale che sì, è del Marocco, è di Fes come loro, però è laureata in inglese. Quindi, pur essendo mediatrice culturale, in realtà è un intellettuale francese, non è, sì, d'accordo, è nata a Fes, vive a Fes, però sapete che l'università in Marocco è molto rigida. Se buchi un esame sei fuori, però finché tu ci stai dentro e dopo che ti sei laureato, tu hai dei diritti di andare in Francia e di vivere anche in Francia, cioè hai una specie di visto permanente come laureato in Marocco per andare in Francia. Questa qui appunto è una che potrebbe andare a vivere in Francia, eccetera, cioè un intellettuale cosmopolita, e quindi non ha la più pallida idea di cosa significhi, anche se parla la stessa lingua, l'arabo, però lei, questi due sono due genitori analfabeti. E quindi lei che cosa fa? Cerca un po' di barcamenarsi, da una parte assume il discorso degli insegnanti, perché poi lei il posto dove viene pagata è quello, il suo lavoro, quindi non può discostarsi troppo, quindi tende all'assimilazione. Il padre, che è un operaio a libri, eccetera, eccetera, anche lui tende, come dire, all'integrazione. E quindi questo figlio è un po' una spina che lavora per la disintegrazione familiare. E c'è una sorellina maggiore di lui che è ancora in Marocco e che deve ricongiungersi alla famiglia. Quindi lui segna attraverso questo tipo di sintomatologia, che poi è anche la protesta contro gli insegnanti. Alla fine verrà fuori che il progetto sarà un progetto in cui a lui la mediatrice insegnerà alla madre di lui a scrivere e a leggere in arabo. E nel momento in cui la madre, la mediatrice, comincia a insegnare a leggere e scrivere alla madre di lui, lui incomincia ad avere un rapporto con la scuola molto più positivo, molto più, avrà i suoi problemi, eccetera, eccetera, però in poco tempo riesce. Ed è interessante questo fenomeno perché poi rileggendo, facendo anche supervisioni con altri colleghi che avevano lavorato molto sul Marocco, mi dicono, certo, nel mondo islamico del Maghreb o anche nel mondo arabo, per esempio in Egitto anche, e mi hanno per esempio detto di leggere l'opera di Najib Mahfouz, che è un egiziano che scrive in arabo e poi viene tradotto in inglese, eccetera, il bambino, il figlio maschio, il primogenito maschio, è la voce della madre in qualche modo, no? Cioè quello che, e lì era evidente anche lui in qualche modo con questo disagio esprimeva il disagio di questa donna che non usciva di casa per vari motivi: primo perché non capiva l'accidente, secondo perché era una casalinga, terzo perché la casa era l'unico posto dove poteva stare, quindi fondamentalmente non usciva di casa. Quindi un intervento che non è un intervento appunto di un intervento terapeutico, ma un intervento di altro tipo, cioè di risistemazione di alcune pratiche del sistema, ha avuto un effetto, è stato un effetto molto positivo per questo bambino. Questi sono alcuni esempi di questo tipo di lavoro. Però perché questo tipo di lavoro venga compreso è necessario mettere in questione le nostre matrici culturali. Allora, qui avevo
portato il testo del sogno di Ade, qui qualcuno sa chi è Ade. È una donna giovanissima, che nigeriana, che viene inviata a noi perché ha dei deliri, no? Fondamentalmente, giusto, Rita? Vuoi raccontare un po' tu? No, mi stavo, volevo Regina, chiedere una cosa rispetto a quello che dicono. Quando pensiamo a questa situazione, significa non solo questi bambini gli permettono di riprendere il ruolo, ma il permettere alla madre di imparare a leggere e scrivere significa autorizzare il figlio a imparare. È fondamentale questa cosa qua, per vuol dire che autorizza di imparare in un mondo che non è il nostro. E quindi ricostruisco una filiazione. Esatto. E questo, che impedisce, no, nell'apprendimento. Quindi un intervento di tipo sociale che ha poi un effetto invece terapeutico. Regina, gli voglia di raccontare qualcosa? Vai, racconta tu. Vabbè, Adè è una giovane donna di 18 anni forse, nel senso che la questione dell'età è una questione che ci ha messo a dura prova, perché effettivamente anagraficamente per l'Italia è 18enne, ma in realtà non lo è, nel suo paese d'origine, quindi arriva da Pietro, inviata da una comunità che accoglie donne vittime di tratta. E dopo una terapia in cui in realtà abbiamo iniziato con Pietro, Regina, Arianna e io, il gruppo si restringe per scelta ovviamente di questa donna, Ade, e ci racconta questo sogno molto particolare, nel senso che lei racconta, allora premesso, questa donna fa molto fatica a entrare nella lingua italiana, per cui parla la lingua italiana esattamente con nello stesso modo in cui parla l'inglese del suo paese, che è un inglese diverso da quello coloniale, quindi è una ricostruzione in funzione del paese di origine, quindi un inglese che parla all'infinito, quindi con delle regole particolari, quindi lei parla anche in questo modo l'italiano. Racconta questo sogno, ma quello di che prevede i sogni. Sì, se vuoi lo leggo, tanto per dare un'idea, leggo alcune parti del sogno, tanto per dare un'idea di qual è la lingua con cui parliamo, perché una delle cose che dobbiamo imparare anche al forum è quello di usare la lingua. No? La lingua.